12 giorni per prepararmi per il Messico. Soltanto 12 giorni per editare e caricare tutti i video che dovranno uscire nelle 3 settimane in cui saremo in Messico a febbraio. Fare shopping. Ho un altro paio di cose da sistemare. Bah, ce la farò. Cercare i vari spot che possono essere interessanti per foto e video in Messico. Andare dal dentista a farmi togliere la molla del giudizio. Fare il laser, le unghie, test PCR e valigia. Adoro quando Steve fa il guru. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Prepartenza. Buongiorno, ci dirigiamo verso Santa Cruz. Dunque, al solito nostro, abbiamo fatto nottata. Steve ha dormito 2 ore e mezza in 2 giorni. Io ho caricato contenuti nel mio OnlyFans fino all'ultimo momento. Però staremo via 3 settimane, ma come se non staremo via. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, siamo andati dal dentista, ci siamo allenati, abbiamo fatto il PCR anche se non serviva. Cos'altro abbiamo fatto? Editato, caricato, video su YouTube quasi pronto. Insomma, ce la faremo. Sì, passeggiare. Un pezzo di boccadillo di pollo. Mi mancava mangiare male negli aeroporti. Non ho ripreso niente, vero? Un pezzo così. Ragazzi, mi sento emozionata perché dopo un anno sto prendendo di nuovo un volo internazionale. Adesso abbiamo fatto Tenerife Madrid, adesso faremo Madrid Città del Messico Cancun. E saremo 20 giorni in Messico. Ci aspetteranno tante belle avventure perché non saremo soli anche. Che dire, viaggiare mi mancava. Martina guarda gli estranei, si rende conto delle loro ciglia. Martina adora le ciglia degli estranei quando sono belle folte. Le donne belle con le belle ciglia. Le donne belle con le belle ciglia. Guarda le mie ciglia. Che belle ciglia che hai. Ma grazie. Buon appetito per Carolina, eh? Neanche fossimo in un ristorante prima stella Michelin. Ci stiamo struggendo per ottenere il roaming. Dobbiamo attivare. Lei deve attivare Travel Mond. La cosa è più complicata di quello che pensassimo. Devo richiamare il 190, raga. Mi ha convinto a comprare l'ennesimo lucidalabbra burro cacao. Maschere inutili per il viso e le labbra. Però vabbè. Io mi sono presa il primer perché mi era finito. Adesso cerchiamo Victoria's Secret. Victoria's Secret mi ha abbandonata. Chiuso, todo chiuso. Corri! Niente, volevo comprare cose carine in pandan con Martina. Però non si può fare. Moriremo di fame, ragazzi, non c'è niente da mangiare. In aeroporto è tutto chiuso. Odio il mondo post-Covid. Mi sento nell'apocalisse zombie. Io non posso morire di fame. Dobbiamo nutrire questa bambina, sennò. Sì. Anche perché Martina quando non mangia è un problemino, eh? Sì. Diventa veramente antipatica. Andiamo, che dirigiamoci palle, dall'altro lato. Penso che ci finirà così. Ma tu, secondo me noi già siamo proiettati nel futuro e non lo sappiamo. Ah, vinello. Ho comprato il vinello, quello di Lanzarote fruttato, che era buono effettivamente. Troveremo dell'altro. Sì. Mi sa che ci finisce il nuovo al McDonald's. Sì. Scorte dove? Se ci fosse del cibo compreremmo delle da scorte. Allora, la prima volta che prendiamo un assento XL. Guarda quanti comandi ci sono qua, non capisco. Non canale, spero. Volume, c'è un libro, qualcosa. Spiegami. La luce. C'è la luce. Ventura... Si accende la luce sopra. Dunque, abbiamo abbastanza tanto, spazio, ciao, ragazzi. Yeah! Io mi tolgo le scarpe. Ciao. Salve. Viva le norme di igiene. Oh, ci abbiamo un amichetto. Sono lui. Hola. Dunque,
siamo sparati quante ore di volo? Manca un'ora e sette minuti. Non so quante ore ci siamo sparati. Da quale? Ora di... Non sappiamo quante ore ci abbiamo messo in questo volo perché tanto abbiamo dormito tutto il tempo. Adoro. Aeroporto di Città del Messico, scalo per Cancun. Ce la faremo. È enorme questo aeroporto. Cancun, arrivati, ce l'abbiamo fatta. C'è caldo, avevamo paura che ci fosse un po' più fresco, un po' come Miami. Dunque ragazzi, siamo riusciti a prendere la macchina, non quella che dovevamo avere, perché dovevamo avere un Tao e Chevrolet. No, dovevamo avere un Suburban. Un Suburban, ok. Invece ci hanno dato un Duster, però nuovo, il primo culo è il nostro. Identica, vedi che lei sta facendo la super figa. Io questa macchina dovevo avere. La buona notizia è che abbiamo anche una macchina senza targa, quindi possiamo fare gli illegali e non farci multare. Questa cosa è tipo... Cioè, normale, non capisco. Bene, abbiamo una macchina senza targa. Incredibile. Sì. Wow. Bene, siamo un po' sudici dopo tipo 30 ore di viaggio, però ce la faremo. Senza alcol, per la tristezza di Martina. Ma la tequila. Stai pensando alla tequila da quando siamo atterrati. Siccome siamo in una suite presidenziale con la Diamond Club, ti fanno un check-in accessorio. Quindi hai un servizio preferenziale, maggiordomo incluso, ristorante separato. Pasta. Direi che cosa mangeremo? Ah, il tacco! Sì! Wow! Ok! Dunque, questa è la nostra Royalton Suite. Qui. Ah, qui c'è anche un servizio secondario. Ha una seconda doccia? Ciao! Tu fai cacca, ok? Ti lascio solo, ciao papi. Saloncino, armadio. Un bello specchio. Queste sono incluse nel prezzo. Non avremo mai il tempo di ubriacarci così tanto. Cioè io non ce la, non lo berrai mai, tra l'altro. Però abbiamo qui qualcuno a cui fa piacere. Non preoccupatevi. Anche questo è tutto incluso. Patatine. Acqua. Ecco, tiriamo fuori dell'acqua che la voglio del tempo. Gracias. Non capisco cosa c'è lì, ma sicuramente se ci possono mettere delle bottiglie. Living room, televisione che non utilizzeremo, però certo magari potremmo mettere della musica. Una fantastica jacuzzi, vista laguna, un bel balconcino, bello grande, niente male. Si rientra di qua, stanza da letto. Altra televisione, altra porta che dà sul nostro terrazzino, poltrona. Questo letto ci basterà per tre, mi sa. Abbastanza grande. La cosa che amo di più di questo posto. Bene. Bene, 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 bene. Voilà. Bagno. Comoda la nostra doccia. Niente, niente male. Belle. Bene. Di usare questa stanza. Che ore sono? Sono le 20:49 in Europa. Steve, chi è Claudia? Dimmi chi è Claudia. Non lo so chi è Claudia. Ti ha lasciato pure un fiore. Guarda che carino, l'ho fatto. Grazie, con la Claudia. Carta. Claudia. Claudia è la ragazza che ci ha pulito la stanza. Adoro. Hola. Tequila? No, una vale. First shot.